Giovedì 2 maggio edizione locale di RTM Giornale, reazione inaspettata del cane di sua proprietà che per poco non gli costava la vita. Vittima un cinquantenne ragusano azzannato dal proprio cane all'improvviso alla faccia. I morsi gli hanno strappato il naso e una parte delle labbra. L'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. I chirurghi hanno ricostruito perfettamente il naso e il labbro superiore compromessi dal morso dell'animale un cane lupo cecoslovacco. L'uomo dopo l'aggressione del cane era stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza al Giovanni Paolo II di Ragusa per ricevere le necessarie cure. Si era fermato per cenare in un ristorante di Frigentini, la frazione agricola modicana aveva parcheggiato il suo furgone carico di scatole di medicinali, al ritorno ha avuto la sgradita sorpresa di trovare il veicolo aperto, ignoti infatti lo avevano forzato portando via circa 20 scatole per un danno di qualche migliaia di euro, al poveretto non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto alla polizia. E di due feriti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi martedì pomeriggio in via della pace a Cava Dalica: due le auto coinvolte. L'impatto tra una Mercedes e una Renault Clio avvenuto nei pressi del bivio per Contrada Pagliarelli è stato piuttosto violento riducendo le auto a degli ammassi di lamiere. Sono subito intervenute due ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso del maggiore di Modica. È intervenuta anche la polizia locale per regolare il traffico e stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Il Consiglio Comunale di Pozzallo licenzia la variante generale del PRG adottata con proprio provvedimento il 26 gennaio 2018 avendo terminato la trattazione delle 37 osservazioni presentate da privati cittadini e rappresentanti di categorie professionali. Ora l'incartamento verrà trasmesso al competente assessorato regionale al territorio e ambiente per L'esame e la definitiva approvazione. Si conclude così, afferma il sindaco Roberto Matura, l'iter di revisione del piano regolatore generale approvato nell'ottobre del 1989, i cui vincoli erano ormai scaduti da quasi 30 anni. Rimaniamo a Pozzallo, visita di cortesia del vice questore aggiunto Nicodemo Liotti al comune ad accoglierlo. Il primo cittadino Roberto Amatuna durante due anni e mezzo di permanenza di Liotti sono stati eseguiti 130 arresti ed è stato assicurato un importante supporto nella gestione dell'hotspot e del fenomeno migratorio. Domani sera alle ore 21 alla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, l'evento ha ingresso libero l'Italia in musica in compagnia del noto cantautore Marco Ferradini che si racconterà e regalerà alcuni dei suoi successi più famosi, oltre a Teorema a essere omaggiata la più nota musica italiana da Concato a Pino Daniele, da Renato Zero a Lucio Dalla a Battisti e tanti altri. La serata è stata organizzata dall'Associazione Culturale Il Fischio Presieduta da Pietro Tortorice, gode del patrocinio del comune di Modica e della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, in compagnia della consorte, martedì scorso è stato in visita privata al Museo del Cioccolato di Modica, accolto dal direttore generale del consorzio Nino Scivoletto e dal sindaco Abate. Il presidente Buscema ha così voluto ringraziare Comune e Consorzio per la serata straordinaria svoltasi lo scorso 30 marzo nella splendida cornice del Circolo dei magistrati della Corte dei Conti a Roma, organizzata con lo scopo di presentare e fare conoscere il primo cioccolato europeo a marchio IGP. Ci fermiamo qui per questo appuntamento con l'informazione locale. Grazie dell'ascolto, buona giornata.